Eccoci qua, sempre con l'amico Karim. Oggi siamo a Essaouira. Ci siamo spostati, abbiamo affittato una macchina e siamo arrivati appunto in questa città che si trova sulla costa atlantica, circa 180 km da Marrakech. Ottimo l'affitto della macchina, una bella Hyundai i10, pagata 35 euro. Siamo arrivati sperando che ci fosse il sole, ovvero le previsioni mettevano sole, tanto che come vedi sto a maniche corte, bello, occhiali da sole, e infatti diluvia, ovvero no, non diluvia, però piove abbastanza. In ogni modo siamo andati al porto, abbiamo fatto un pranzo di pesce, un'oratina fritta, zuppa di pesce e via col tango. Abbiamo fatto un po' d'acquisti che adesso vi faccio vedere. Ecco qui, si vede poco, eccolo, questo è una bottiglietta di olio di argan e questo è mezzo chilo di fumo. No, scherzo, sembra una palla di fumo, sembra una palla di fumo e invece è un due etti di sapone nero, un sapone morbido che mi è piaciuto molto quando ieri l'abbiamo fatto la mamma. Una cosa è morbido, capito? È come quando la saponetta praticamente finisce, è come quando la saponetta piove comunque, è come quando la saponetta finisce, che è morbida, che si scioglie nelle mani, e visto che a me è piaciuto allora l'ho comprato. E vabbè, nulla, adesso pure abbiamo fatto le 4:20 e ci dirigiamo a riprendere la macchina, torniamo a Marrakech, dove abbiamo praticamente l'appuntamento alle 8, quindi vediamo un po' i dintorni di Marrakech, dove chiaramente oggi invece c'è il sole e inizierà a piovere intorno alle 7, alle 8. Quindi continua questo fatto che la pioggia ci sta perseguitando, ma quantomeno le temperature sono più che accettabili. Insomma, come vedi, sto qua a felpetta, tutto a posto. Essaouira è bella, una città portoghese, quindi c'è tutto cardo e decumano. Anche qui questa piccola medina, ma è comunque tutta così quadrata, carré. E basta ragazzi, un saluto da Essaouira, domani si torna a Roma. A tutti, grazie per esservi affollati per venirmi a prendere l'aeroporto, non c'è problema, prenderò un taxi, grazie. Complimenti a quanti ieri hanno votato e hanno messo il paese nelle mani di staremo a vedere chi. Comunque non mi esprimo, del resto io non ho votato, dunque non posso esprimere la mia opinione, ve la risparmio, anche perché sarei piuttosto cattivo, è vero? Grande Derby, grande Wallace, grande Ninja e grande Strootman. Anche qui, regà, ho dimenticato che anche in Marocco, dove chiaramente per la prima volta mi pigliano per spagnolo, poi dico no, italiano, Roma, Francesco Totti. Quindi anche in Marocco conoscono il grande Francesco Totti. E un saluto a tutti. E qui si esce dalla città vecchia, guarda un po', tiè, la porta, bab, e usciamo. Saluti a tutti, baci.